un lancio e c'è subito il pericolo per Zenga, che deve uscire di piede, porta vuota, arriva salvataggio sulla linea da parte di Collovati. E la prima grande occasione per la formazione tedesca, c'era stato difensori del Colonia, Marini, Altobelli, poi vedremo di chi sarà la rincorsa, tenta Bredi, occasione per Marini, gol! Splendido, splendido, grande soddisfazione naturalmente qui sotto la nostra tribuna, imprendibile, ha fintato il tiro al 17° del primo tempo, ha fintato il tiro Bredi, poi ha dato a Marini che al limite dell'area di rigore, lasciato inspiegabilmente libero, ha tirato una staffilata proprio centralmente dalla lunetta, lo rivediamo, guardate quanto spazio a Marini, tira al volo una sberla imprendibile a fil di palo che sfiora anche il palo, dopo entra alle spalle di Schumacher, imprendibile anche per Schumacher questa dell'Inter, però c'è subito il gioco fermato, si ripete ancora sullo stesso lato con Haas che ha saltato Rummenigge, va al tiro Haas e poi ferma con la mano Zenga, il tiro molto ad effetto, la palla rifinisce oltre la linea di fondo, quindi calcio d'angolo che rivediamo, subito si è fatto vivo Haas, sembrava un pallone facile da prendere, invece anticipo da parte di Marini, possibilità di andare al contropiede, scatta Marini sulla sinistra, forse scatta Baresi sulla sinistra, diceva adesso è in grado di andare verso la rete, peccato, era stato anticipato da Prestin il marcatore di Rummenigge, peccato, aveva fatto un'ottima cosa Baresi, aveva ricevuto da Altobelli, lo rivediamo al replay adesso da questa posizione, non era in fuorigioco, palla messa all'interno, era completamente fuori causa il portiere Schumacher. Attendiamo l'esito, parte no, finta Lidvarsky, poi c'è il tiro di Engels, la parata di Zenga con palla che era stata anche deviata, mi pare, da Collovati, forse nel replay viene subito stoppata, intanto Rummenigge non riesce a intervenire, ancora Haas e ho l'impressione che proprio da lui possono venire maggiori pericoli, c'è lo stop e poi il tiro sul tentativo di Marini, ecco che rientra Allofs, non c'è piegato un secondo a decidere che cosa doveva fare Allofs, eccolo qui, vedete, sembrava in anticipo Marini ma sullo stop è entrato con grandissima decisione, era volato sulla sua sinistra Zeng, sotto porta e il pericolo è di questi colpi di testa, Bain ha toccato sul calcio di punizione alzato da Allofs. Vi ricordo che l'Inter è arrivata a questa partita dopo aver eliminato lo Sport di Bucarest, il Ranger di Glasgow e l'Hamburgo, il Colonia ha eliminato lo Stettino. Lenov riesce a trovare un varco e poi servire al centro Bain, c'è un giocatore solo, Litbarski non riesce a controllare fortunatamente il buon pallone. Litbarski era praticamente solo davanti a Zenga, i difensori, ecco, rivediamo l'azione, Litbarski riesce a mettere al centro ma poi c'è ancora una volta il provvidenziale intervento di Collovati. Vi ricordo che stiamo commentando questi ultimi minuti da uno studio di Roma, c'è un'interruzione sul collegamento audio con Colonia, tiro di Litbarski, anzi no, non è Litbarski, Engels, numero 10 Engels, che passa non molto alto sulla traversa della porta difesa da Zenga. Rivediamo anche questa occasione capitata al Color. Litbarski tocca per Steiner, il gran tiro passa un paio di metri distante dal palo sinistro della porta di Zenga. Funziona al decimo da Bini che è andato a rinforzare il reparto difensivo, intanto vediamo l'esito di questo cross con respinta, palla messa fuori area, c'è anche un'altra sostituzione della quale vi daremo notizia adesso, possibilità per l'Inter, per Zenga, l'intervento e palla che dà l'impressione di terminare in rete proprio con il giocatore appena entrato, che si tratta di Strack che è in campo al posto di Haas che era con il numero 14, rivediamo al replay, grande intervento da parte di Zenga,
Il colpo di testa era stato di Allofs, poi l'intervento e sul tiro ancora in qualche maniera. Pallone lavorato nella circostanza da Lenov, poi va in avanti ancora sulla fascia destra Litbarski, si prepara forse al tiro, però sta entrando in area, tiro di Litbarski, per fortuna il raso terra non solo non è indirizzato verso la porta di Zenga, ma è anche abbastanza largo da non consentire l'intervento di qualche compagno. Ecco il suo raso terra nel replay per Zenga, erano problemi, non riesce a intervenire comunque neanche a pallone. Adesso per il calcio di punizione è pronto Brady. Ci sono tre giocatori dell'Inter, ancora come prima un tentativo da parte di Marini, intervento da parte anche di Rubenig che si scontra con Schumacher ed è un'occasione nuova, nuovamente portata con le caratteristiche di quelle che aveva consentito all'Inter di andare in vantaggio. Ecco il replay, stangata questa volta ancora di Marini, questa volta non si fa sorprendere Schumacher, cerca di andare al tiro Rubenig, pallone che è stato deviato in calcio d'angolo, quindi un'altra occasione per l'Inter, questa volta Baresi, ancora per Brady. Brady per il colpo di testa, salta su tutti, Onnerbach allontana, però ancora Baresi riesce a servire Brady, sapiente incontro dell'Inter con Brady, ancora un cross, questa volta c'è il tentativo, è da due passi, Mandorlini manca incredibilmente, il gol del raddoppio, il colpo di testa era stato di Rumenig, lo rivediamo nel replay, Rumenig aveva preoccupato Schumacher che era riuscito a sbanacciare fuori dalla porta dall'angolo, guardate adesso da che posizione colpisce con la nuca, difficilissimo il suo compito, ma sia Altobelli ma in particolare anche Rumenig vanno a cercare di recuperare nella posizione di quasi di centrocampo. Adesso questa è un'occasione pericolosa, tiraccio e pallone che finisce in rete, siamo purtroppo stati profeti, il Colonia si porta sul punteggio di parità. Siamo adesso al 19esimo, il centravanti Bain ha trovato un sinistro raso terra imprendibile, il punteggio diventa di parità al 19esimo, rete di Bain che rivediamo, abbiamo detto situazione pericolosa, c'era spazio per un pendente, credo che leggermente in ritardo Zenga si sia fatto un po' sorprendere da questo tiro, quindi gol, forse Zenga era coperto, forse nel leggero ritardo, non mi era sentito un tiro imprendibile, comunque sia si è trovato in vantaggio, adesso un nuovo tiro e questa volta ha colpito il palo, poi dopo il palo di Bain ancora dopo il tentativo da parte di Arti con palla che è finita alta sulla traversa, un palo, un tiraccio di sinistro imprendibile per Zenga che non ci poteva certamente, lui però resta benissimo in campo, Altobelli cerca di tenere palla, Altobelli dall'indietro, manovra come vedete l'Inter nonostante siano in meno, Mandorlini per Altobelli, ancora per Mandorlini, molto bene, cerca di dare in centro, c'è la possibilità per Rumenig, gol! Splendido, è il gol di Rumenig, 2-1, il nostro entusiasmo, dobbiamo dire in cabina è pari a quello di Zenga, imprendibile il gol con il tiro di collo pieno da parte di Rumenig e a questo punto deve segnare un grappolo di gol la formazione del Colonia, era stata molto bella, molto pulita, tutto di prima, chiuso il triangolo, Mandorlini con un cross, intervento di testa però non sufficiente, alzata la palla quasi la candela, tiraccio di collo pieno di destro da parte di Rumenig, siamo 2-1. Ecco, vediamo che Artic è un buon colpitore di testa che si mette nelle condizioni di poter disturbare Zenga. Palla alzata pericolosamente, un colpo di testa pericolosissimo con palla che sibila alla, con Strack, la deviazione che sibila alla sinistra della porta difesa da Zenga, la vediamo nel replay. Non ho visto che Altobelli all'area, 11 contro 11, invece tutte le volte che ha potuto con grande caparbietà, con grande decisione l'Inter si è portato in avanti, ancora Brady può effettuare il cross, gol! E questa volta sul 3-1 c'è veramente da far festa in ogni senso, cross di Brady e Rumenig di testa ha infilato un pallone che Schumacher è appena riuscito a sfiorare, grandissima festa, vedete anche fra i soli per un attimo e questo che è Schumacher, io spero che il replay ci riproponga una grandissima, indubbiamente grandissima prestazione dell'Inter, vogliamo sottolinearlo, in trasferta da tempo non vedevamo una squadra così decisa, nitidissimo il colpo di testa all'incrocio dei pali e per Schumacher è il terzo gol
terzo pallone che gli finisce alle spalle. E allora tutto bene, palla soltanto messa in fallo laterale, disorientato anche l'allenatore Leur, ancora un cross e lascia un pallone, incredibilmente lascia il pallone sui piedi di Engels, che è andato a colpire il palo in pieno. Adesso rivediamo nel rallenti, evidentemente non si inteso Altobelli, se non l'ho visto male, ha lasciato un pallone ballare davanti a un avversario, è arrivato Engels, ha tirato una stangata proprio contro il palo, adesso forse cercano l'altro gol, non ci riescono, tanto peggio per loro. Ha tentato questa volta Allofs. L'Inter sta facendo melina su un campo e su una trasferta che sembrava difficile. Ed ecco l'arbitro che, mentre il campo, le tribune si stanno spogliando dei suoi sostenitori,